Prosegue a Palazzo dei Leoni l'attività amministrativa per l'affidamento del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli studenti disabili. Nell'anno scolastico in corso sono ben 289 gli alunni da assistere, un numero in forte incremento se si considera che nel 2015-2016, in concomitanza con l'avvio sperimentale del servizio, gli alunni erano 45, mentre nel 2016-2017 sono stati 164. Le rettifiche apportate al bando di gara, che risalgono al periodo antecedente alla nomina dell'attuale commissario straordinario Francesco Calanna, costituiscono una mera correzione, resasi necessaria a causa di alcuni refusi rilevati nel testo. Il responsabile unico del procedimento ha provveduto a riapprovare e ripubblicare il 29 novembre tutti gli atti, fissando il nuovo termine di partecipazione alla gara alla data del 5 gennaio 2018. Il bando di gara si rivolge a ditte operanti nel settore socioassistenziale accreditate all'albo regionale. Ai partecipanti si richiede di dimostrare la capacità economico-finanziaria della ditta con riferimento al triennio antecedente. Per quanto concerne gli operatori da utilizzare nell'appalto, sia nel bando di gara che nel capitolato, è prevista un'apposita clausola di salvaguardia. La ditta aggiudicataria dovrà infatti attingere alla platea degli operatori iscritti all'elenco istituito presso la città metropolitana di Messina, a condizione che essi siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del capitolato speciale d'oneri. Nei prossimi giorni il commissario straordinario Francesco Calanna chiederà un incontro con i deputati Elvira Amata ed Antonio Catalfamo, firmatari della nota relativa al bando in questione inviata alla Regione Siciliana, e con il delegato provinciale dell'Associazione Nazionale degli Assistenti all'Autonomia e Comunicazione Giovanni Visalli Garufo per un confronto ed un'eventuale apertura di un tavolo tecnico, garantendo comunque il rispetto delle norme di legge che regolano il settore.